Non si capiva tanto che era attivo quella granata lì. Dico bene, raga. Tu, attento! Gli alieni! Oh mio Dio, vecchio! No! Jeff! Jeff, mi sembrava... purtroppo Jeff... Jeff ci ha lasciato. Scriveremo alla famiglia a dire che ha lottato fino alla fine. E cari amici dell'Angolo Gameplay, ben ritrovati su Halo C'è, cioè Halo Combat Evolved, eh? Halo Combat Evolved. Ah, eravamo esattamente qui perché non era, capito? Che stavamo andando in giro, abbiamo scoperto che c'è... Oddio, di nuovo dietro, alieni! Mirtillo! Alieni col sangue mirtilloso, che piatto che ti faccio! Barbieri, vieni qui che ti faccio una besciamella al mirtillo alieno, ti faccio vedere, hai capito? Il pisello alieno! Barbieri, no, nel senso, mi dissocio, hai capito? Con prepotenza, con amore, con affetto... Tu, stangone! Vieni qui che ti spacco un marone! Non ti piace? Non mi piace, marone, mi servono tutti! Bravo, bello mio, che vai giù, eh? Così imparano. Te che cazzo hai fatto di dire così imparano? Fai qualcosa in più. Loro sfintero, sì. Ecco mio. Bastardo, ti stanno cagando dentro gli ei. È un brutto... Speriamo che non ci scorreggino dentro. Più che altro, perché... Allora sì che possiamo anche... No, cioè, possiamo anche smettere perché... Cioè, capito? La scorreggia aliena. Vecchio mio, non scappare! Non fuggire! Vendicare la tua pelle! Quanto mi dà la tua pelle? Devo fare nuovi sedili per la macchina, capito? Quanto mi dà la tua pelle, vecchio? Non lo so! Non ti far picchiare da un alieno gigante! Quelli potevi... Non sei stato molto furbo, cazzo, era lì. Tu, cosa ti accovacci, puttana? È stato lì, capito? A fissare sto alieno alto 3 metri, cazzo di... Sei vivo? No. Tu, ci sei ancora tu? Vecchio mio, aspetta! Sono amico di Majin Buu! No, ho finito i colpi, vecchio, devo ricaricare, sorry, aspetta. Sguisce, ciao! Dov'è sta gente che... Cosa spari? Che siamo in vacanza! Cioè, non siamo in vacanza, ma... Siamo in luglio, potremmo essere al mare, adesso invece qui... Tu ci caghi, tu stronzo, letteralmente, che esci da quello sfintere viola. Vieni qui e ci vieni a cagare il cazzo. Ci viene a dar faccia pure. Cioè, non solo sono dei pezzi di sterco, ma ci vengono anche a cagare sul cazzo, ragazzi. E tu vuoi che ti caghino sul cazzo, no? Sì. Dimmi tutto, vecchio. Dimmi tutto, Liscia Keys. Sì, stanno già evacuando loro, signor Keys. Non mi sembra il caso di aggiungere merda a merda su merda, capito? Potrebbe diventare un merdaio un po' troppo indecifrabile. Non sono poi così forti, vecchio, ma stai scherzando? Aspetta che mi prendo la pistolina, bravo. Perché adesso dopo vi faccio vedere il perché. Perché, what? Scusami, vecchio. Che stavi lì ad aspettare me? Ciappalo lì, così quello gli toglie lo scudo. Hai capito? No. Toglie lo scudo e poi con un colpo solo in teoria lo uccidevo, ma non sono riuscito a prenderlo. Sì. Non ti preoccupare, vecchio, li respingo io. E l'uomo di Polifemo, eccoli là. Piccoli alieni che si fanno i cazzi loro. Aspettavano la pizza di Gerardo, merde. Avete ucciso voi Gerardo, pezzo di stronzo. Per Gerardo. Per la pizza, per Gerardo. Per la fagiana di Cortana. No, nel senso, Dovremmo usare gli accessi per la manutenzione. Seguite il punto. Accessi per la manutenzione, volentieri. Il punto di rotta. Dove sta? Eccolo lì il punto di rotta, beh. Punto di navigazione, sono indicatori temporali che compaiono sul visore a testa alta. Testa alta, vabbè. Head up display, vabbè, lascia per. Questi punti indicano la direzione di che cazzo fare. Va bene. Entro nel condotto. Oh. C'è il nano dotto. Oh. Che cosa fa quell'uomo bassotto? Ma che non siano nani questi, quei 7 nani che si sono ribellati, hai capito? Biancaneve, perché non ce la dai? Ci andremo a distruggere tutta l'umanità. Mi sembra eccessivo comunque. Vi prego, caricare il corpo, che sono silenziosi, uccidono istantaneamente, si colpisce le spalle. Mi stai dando delle indicazioni su cosa fare next? Perché volevo andare stealth, ma bisogna tenere premuto. Io vedo, ed è una cosa da cornuto, tenere premuto. Perché? Non so perché. Perché con le corna mentre passo nello stipito della porta, capito? Non mi vedrai, sono invisibile, lo sa. Mi hai visto, merda? Allora devi morire. Anche prima, anche se non mi avessi visto, sono in modo, ma... In modo più sensuale. Oh, che bello farti ma... Tu c'hai lo scudo? Chi è senza scudo? Quello là era quello. Vecchio, di addio il tuo scudo, merda. Perché dopo sbaglio sempre... Porca puttana, sbaglio sempre il colpo, hai capito? Successivo allo scudamento. Cioè io lo scudo e poi dopo sbaglio il cazzo di colpo. Non so perché. È più carica. È più carica, vecchio. Esco, fuoriesco. Signori, riusciamo a uscire da sta nave di merda? Cioè, non si possono. Ma le scialuppe di salvataggio non potrebbero essere un pochino più, no? Sembra che i Covenant volessero prendervi di sorpresa. Succhiami il cazzo, invece! Sono già sveglio, merda! Cosa spari? Non capisci niente. Non posso, tipo, asfissiarli o qualcosa del genere. Non c'è questa funzione, Cortana!
Non si può, potrei asfissiarli stringendogli forte, forte, forte in un abbraccio amoroso. No, lascia stare, Cortana. Ciao, lì. Non sbaglia. Ah, beh, sei ancora vivo. Figa, ma è un'esplosione gigante. Aspetta, fatti prendere. Infatti è morto. Hai visto che è morto il tuo capo, quello grosso? Tu, piccolo, piccolo nano, torna nei boschi. Scusa, ragazzi, non volevo. Sei ancora vivo? Beh, possibile che non morite nelle esplosioni, morite solo quando vi pare. Boh. Non è male, però. Arriva l'ora di morire. Vuoi morire? No, grazie. Allora niente, ciao, alla prossima. Ciao, figo. C'hai capito? Oh, scusa, vecchio, non mi aspettavo nessuno qua. Neanche lui, evidentemente. Facciamo pugni, una riscia da bar. Una riscia da bar. In un posto speciale. Mi vedono, secondo voi? Da dietro! Da dietro! No! Ho sbagliato il tasto! Ho sbagliato il tasto! My fault! It's my fault! Baby, come on, light my fire! Ammazzo il nano spaziale! Fatti spara! Perché non sei morto che ti ho sparato in testa? Sei una merda! Esci da uno sfintere, viola! Tua nonna arrivava in carriola! Perché schivi i miei colpi? Non fare così, amore mio. Aspetta, aspetta, aspetta. Alieno, tu, uomo oblungo. No, vedi, allora io sparo perché dopo gli sparo e dopo lui fa questo specie di passo a destra e a sinistra in base a dove cazzo gli gira, vedi? Guardalo, vedi, lo vedi, lo vedi. Dopo se ne sfugge, io tutte le volte, che gli sparo lo mango. Muori, merda! Non puoi fuggire per sempre dalla morte, stronzo! Non so perché mi sono preso delle palle. Vai, fanculo, che te. Non è neanche colpito, secondo me. Ho visto che il movimento d'aria è stato sufficiente a terminargli il cervello. Dico bene, ragazzo. Me l'ha insegnato The Rock questo. Se tu picchi abbastanza forte l'aria intorno al nemico, potrebbe essere abbastanza, mio caro amico. È successo. Si è bloccato. Si è bloccato. Di nuovo sta cosa. È proprio questo gioco che lo fa. Vi ricordate che lo faceva anche col buon Gerardo e le sue pisse? Oh, vecchio mio, vuoi che ti preparo un pesto alla genovese? Ho preso qualcun altro, vecchio, scusa. No, ma muori, basta. Non opporre resistenza, vecchio mio, spegni la torcia. Ti preparo un pesto alla genovese. Ti piace? Vedi, che dopo lui stronzo di merda. Giustamente dice, io voglio vivere, ma non oggi, vecchio. Cioè, vivrai nell'alto dei cieli. Noi non crediamo nel paradiso. Allora niente, vecchio. Vivrai nel basso delle botte che ti do nel culo. Mi piacciono le botte nel culo, in che senso? Anche a Cortana piacciono. È rimasta una scialuppa. Sì. Tutti a bordo. Dov'è la scialuppa, vecchio? La scialuppa. Fammi vedere sta scialuppa speciale. Dove cazzo è la scialuppa? Stronzi. Motherfuckers. Non mi puoi mettere dei simbolini? Vecchio, mi seguite. Grande. Voi tutti quanti seguitemi. Ho voglia di trombare, capitemi. Perché non mi seguite più, stronzi di merda? Oh no. Oh no. Cioè, forse è esploso tutto. Cosa c'è, vecchio? Entra dentro, baldracca. Non avevo quell'arma. Vabbè. Chiudi tutto. Andiamoci. Non sedetevi. Chiesa tutto è una pussy. Lui in piedi, cazzo, statuario. Master chef, l'uomo che conosce tutte le ricette più virili, perché è comunque uno spartano. Ce la faremo, vero? Sì. Non voglio andare qua giù. Non siamo nello spazio, non è qua giù, merda, è qua su al massimo. Sì. Cosa mi fai guardare? È chiaro. Si vede un cazzo. Cioè è tutto fermo. Lo spazio è molto più statico di quello che pensavo. Sì. Cos'è? Un anello? Che chiama? Cortana, questo è per te. Vuoi sposarvi? Che veramente? Non mi piace tanto. Ma ci stiamo atterrando sopra. Sì. L'Otom è stata colpita. Sì, vecchio. Lo sapevo. La Otom sta accelerando. Keys, vai in manuale. Bravo, Keys. Keys ci colpisce. Keys è un figlio di puttana. Keys, muori, merda. Cioè, nel senso. Bravo, ragazzo. Ci siamo. Tra 5 secondi entriamo nell'atmosfera della... Sono pronto a entrare nell'anello. L'unico anello. Gollum, dove sei, vecchio? Dammi quel pesce che hai preso. Ti faccio una ricetta. Ti faccio il pesce sotto sale. Hai capito? Oh, mi piace salato. Il mio tesoro. No, il tesoro. Il pesce. Facciamo. Non mi toccherai il pisello. Il mio tesoro. No, il pisello. C'è il pesce. No, lascia stare. Sì. Due ponti. Cosa servono quei ponti così? Cioè, uno sopra e uno sotto. Ma siamo matti. Ma se quello sopra. Troppo veloci. Sì. Sono troppo veloci. Stai precipitando. No. Quali erano i freni? Ah, buongiorno. Resisti, vecchia. Non farci schiantare contro una parete verticale, almeno, cioè, hai capito? Cerca di frenarci un po' più, no? In una docile radura, hai capito? Nelle colline dello sfondo, capo, di Windows. Sì. Capo, mi senti? Sto da Dio. Finalmente. Tutto sì. Bene? Puoi muoverti. Sono tutti morti. Allora, effettivamente, dove sei? Tu, è stato fuori.
Lo sai, ragazzo, avevi ragione tu. L'impatto. Siamo morti qua giù. Cioè, non siamo morti lassù, hai capito? Ma siamo morti qua giù, ragazzo, avevi ragione tu. Bravo. Complimenti. Due granate di frammentazione. Veri piacere, fai vedere. Tiramele. Tiramele. Eccoli lì. Sì, effettivamente. Attenzione. I vostri corpi non verranno stuprati dagli alieni. Vi salvo io. Goodbye, my friends. Gli ho impedito, capito, di essere stuprati. I Covenant crederanno che siamo tutti morti nell'impatto. Era notte nel coso. Era solo un sole di merda. Cioè, siamo tutti morti nell'impatto, ma vogliono stuprare i nostri cadaveri, Cortana. Potrebbe essere interessante. Come Cortana? Sì. Di specie vegetali. L'ecosistema dell'anello è incredibilmente sofisticato. Dici? Io vedo due fili d'erba e una pianta. Ok, due piante, però. Eccoli! Vedo gli UFI! Vedo gli UFI, Cortana! Non ho mai visto degli alieni. Ma li abbiamo visti prima! Non li ho mai visti, Cortana! Sì. Staranno cercando superstiti. Sono qui? Proprio sopra di me! Ma cosa cazzo c'entra? Ma perché? Io mi ero tutto defilato qui. Fuggi, fuggi, my friend! Vai alla cascata di... al tumulo delle cascate tristi. Chi ha visto il gameplay di Skyrim sa... Sa ciò che... Ciò che mi... A cosa... Allora, lo sai, basta. Dove cazzo devo andare, vecchia? Ma tu mi hai... C'era il coso del simbolino, ma io non ho capito. Cioè, hai capito? Adesso che servirebbe il simbolino, no, gaming. Hanno scaricato gli alieni. Possiamo assaltarli, anche se non è previsto da The Game. No, non tu Triple H. Bastardo. Io me li faccio. Io me li faccio tutti, ragazzi. Io me li faccio tutti. Mi sbatti. Guarda come vanno in giro. Tu lì sopra, ma è pericolosissimo. Potresti cadere, vecchio. Non è caduto. È caduta la pistola. Sì, calmi. Ti faccio un regalo. Prendi un regalo della terra, vecchio mio. Sembrava un'esplosione. Il nostro regalo caloroso. Aspetta. Non muoverti così tanto. Non riesco a spararti. Bravo, ragazzo. Tu, merda. Goodbye. Sì, non era previsto che io vi uccidessi. Ma l'ho fatto per piacere. Per piacere a Cortana. Nel senso, Cortana, ti ho impressionato. Mi ha dato una mossa stupida. Non mi piacciono gli uomini immaturi. Come? Faccio cambiare granate, Cortana. Eccolo lì. Abbiamo tre granate al plasma. Una volta ci potevano portare un sacco di granate. Guarda, ne abbiamo quattro. E due normali. Cioè, tipo, porca puttana, siamo un granatiere. È vero. Cioè, siamo... Tu cosa volevi fare da granata? Io volevo portare tutte le granate del plotone. È bravo. Fatto bene, non mollare il tuo sogno. È vero. Sono diventato, hai capito, un muletto. È bravo. Un piccolo muso, un asino. Perché sei diventato un asino? Procedo. Bisogna stare attenti. Ma devo andare di qua. Perché non ho... Sì. Vedo. Mi spari. Ti rubo. Ti stucco. Vieni, vacca. Vieni che ti do una stuccata. Porca puttana. Quella nave di merda. Tutti i buchi. Ma io. Sei schiantato da solo. Sei un coglione. Tu. Avvicinati. Baldracchina. Aspetta. Sarebbe bellissimo riuscire a stuccare. Ma. Eccolo. Un'occasione. Ti fuggi dalla lotta. No, nel senso, capito. Ciao, vero. L'ho preso. 2 hours later. Non l'ho colpito, dai, figa. Per quanto, vecchio, hai visto che figata? Per quanto? Che cazzo? Vedo un nano bellissimo che vaga, sembra bonzissimo. Sì, tu. Non oggi ti stucco. Non ti stucco, non riesco mai a stuccare la gente. Proprio. Vai a fare in culo. Vado così alla burina, vecchio. La mattina, tu dove vai? Bel nano mio, uomo nano, tutto ano. Giusto? Esploriamo questo ano con il nostro pisellano. Ciao, bello, cosa fuggi? Ma, in teoria, questa pistola dovrebbe fermare i cosi volanti che non ci sono più. In teoria la rimettiamo dov'è? Cioè, dove l'abbiamo trovata? Per terra, in una fogna a cielo aperto che è l'anello di Gollum. E noi in realtà siamo microbi. Cioè, siamo Masterchef, certo, ma siamo microbi. Il primo Masterchef, il microbo cuoco più famoso dell'universo. Siamo l'anello di Gollum che effettivamente vedi, ha creato quello. Sì, non si lava tanto le mani, effettivamente. Quindi. Dobbiamo verificare se ci sono superstiti. Vedo una nave cicante. Non mi sembra. No, volevo rubarla, perché mi dici di no. Ma se io andassi stealth, capito? Tranquillo. E cercare di eliminare tutti prima che si accorgano della mia presenza. Bravo, gira l'arma. Ma ha visto sta me. Tu, nano del cazzo, hai rovinato tutto, bastardo. Tu, aspetta. Siamo amici, quasi amici, vecchio. Esplodi, my friend. Guarda come esploso bene. Che godurria.
Che godurria, vecchio! Dammi questo, preferisco, preferisco. Prenditi indietro i tuoi aghi! Li usiamo per fare tatuaggi, non ho mai lavato la macchina, capito? Non si capiva tanto che era attivo quella granata lì. Dico bene, raga, tu, attento! Gli alieni! Oh mio Dio, vecchio! No! Jeff! Jeff, mi sembrava... purtroppo Jeff... Jeff ci ha lasciato. Scriveremo alla famiglia a dire che ha lottato fino alla fine. Non è corso in giro come una gallina senza testa quando ha capito. Attenti, un alieno gli ha messo, capito? Gli ha messo la granata in bocca. Beh, penso che prendere in bocca altre palle, non queste. Come? Signori! Saranno altri. Ma questo è... Ok, intanto... Inchia la grafica vecchia come... Come faceva cacare. Cari amici della Continue Play, su questa nota fecale... Noi ci salutiamo, vi ringrazio per avermi seguito. Vi invito a cliccare su mi piace, condividere, commentare. Ci vediamo alla prossima col MasterChef più piccolo del mondo.